Amici di No Spoiler, sono Elisa e sapete cosa ho detto ai miei amici, quelli veri con cui esco a prendere lo spritz il sabato sera? Gli ho detto che per tutti i mercoledì sera di questo ottobre è inutile che mi chiamino. Non disturbatemi sui gruppi WhatsApp perché io ho un appuntamento. Divano, copertina, popcorn e Rocco Schiavone. Finalmente torna il nostro commissario preferito insieme a Montalbano della TV generalista italiana. Ma voi Rocco Schiavone l'avete visto? Avete visto la serie più figa italiana che passa sulla Rai, sì, ma è strepitosa? Sì, no, dovete ancora fare il recuperino? Non sapete chi sia? Vi faccio io il recappone. Tutto quello che dovete sapere su Rocco Schiavone e perché dovete vederlo assolutamente. Farvi il binge e spararvi la terza stagione insieme a tutti noi che stiamo lì su Rai 2 con il telecomando e la copertina. Che vuoi? Dice questo è Rocco Schiavone. Le devo parlare. Io non so niente. Mortacci. Chi è Rocco Schiavone? Rocco Schiavone è il vicequestore aggiunto di Aosta, un uomo romano che più romano non si può, tant'è che ha chiamato la sua cagnolina Lupa, che per una storiaccia iniziale è stato cacciato dalla zona omicidi, crimini romani alle Breccani, i monti, Aosta, freddo, lui continua a mettere le Clarks ma niente, la neve gliele sputtana tutte. Finisce insomma in esilio ad Aosta e comincia a indagare. Aosta sotto sotto si rivela altro che cittadina di provincia, posto di sordi, di giri e omicidi. Tutto nasce non però in TV, ma sulle pagine di un libro. Sulle pagine di un libro pubblicato da Sellerio. Vi ricorda qualcosa? Se state dicendo Montalbano, un punto per la vostra casata. Perché i punti in comune sono tanti, anche se poi le serie sono radicalmente diverse. Siamo nel 2013 e Andrea Manzini pubblica Pista Nera, il primo giallo con protagonista questo commissario chiamato, vicequestore aggiunto, non commissario, chiamato Rocco Schiavone. Ha un discreto successo, libro dopo libro arriviamo ad oggi, il 2019, ad avere 10 romanzi e la Rai pensa, beh, piatto ricco mi ci ficco, sono riuscita con Montalbano, perché non provare con Rocco Schiavone? Ci prova, esce una prima serie nel 2016 di 6 episodi, diretta da Michele Soave, Soave anche la regia, e è un successone di ascolti, di pubblico e a occhio non solo un successone in Italia, perché la Rai si mette d'accordo con Amazon Prime, Amazon distribuisce in tutto il mondo e la serie diventa una hit mondiale. Passata in prima serata con ottimi ascolti anche in Germania, cosa che non succedeva dai tempi della piovra, in Austria, in Jugoslavia, voi direte sì, va bene, in Europa, no, anche in America Latina, appassionati russi che non vedono l'ora di vedere cosa succede, dato che magari si ritrovano bene in mezzo alle nevi di Aosta, è arrivata persino in Cina. Perché non la state vedendo? Fare domande. Ma deve star zitta! Ho una buona e una cattiva notizia per voi. La buona è che dovete recuperare solo 10 episodi. Le prime due stagioni sono uscite di recente e le trovate su RaiPlay, vi fate l'account, è tutto gratuito e ve le guardate, però attenzione perché spesso non sono tutte disponibili per lo streaming, ogni tanto fanno qualche pastrocchio, oppure vi aprite il vostro account Amazon e la trovate lì, prima e seconda stagione. La cattiva notizia è che stiamo parlando di Fiction Rai, quindi ogni episodio ha la durata più o meno di un film, 100 minuti, minutino più, minutino meno. Quindi preparatevi un bel termos di caffè perché ci vuole. L'altra buona notizia che vi voglio dare è che è una serie strafica. E voi direte, ma strafica perché? Vi do un paio di ragioni. Innanzitutto è sì, commissario, vicequestore tipo Montalbano, ma è così scorretto che, nonostante gli ottimi ascolti, non sono ancora riusciti a portarlo da Rai 2, la rete giovane, a Rai 1. Perché? Perché è un commissario, diciamo, a cui le regole vanno un po' strette, che comincia il suo rituale mattutino fumando una cannetta in ufficio. Pensate al pensionato medio di Rai 1 che gli viene il coccolone a vedere una cosa di questo tipo. Poi, se bisogna un po' arrotondare lo stipendio, magari si prende qualche banconota dall'ultima retata. Ma porca puttana, Schiavone! Questo è illegale! Però ha un suo senso di giustizia, anche piuttosto profondo. Però, insomma, è uno molto schivo, molto burbero, un po' orso, che ben si adatta dopo un po' allo scenario di Aosta. E lasciatemelo dire, una delle mie cose preferite di questa serie, Aosta non è girata come se fosse l'ufficio turismo, è un posto cupo, non è Don Matteo che passa per il borgo italiano, è una figata perché è un posto molto cupo, molto sinistro, dove la gente è un po' stronza, e anche quando ci sono le trasferte romane, perché lui spesso tornerà a Roma, succedono storiacce brutte. Insomma, è una serie anche bella sgamata, tagliente, che piace. Un altro grande pregio di Rocco Schiavone è Marco Giallini, è stupendo, e lo dico non soltanto esteticamente, lui un po' così
scavato, tenebroso, con la moglie morta che vede nelle allucinazioni e il pubblico femminile già sospira. Lo dico anche perché è un grande attore che è stato proprio lanciato da questa serie e che tra l'altro, se andate un po' a curiosare su internet, scoprirete che nel suo passato drammatico, appunto, la storia del personaggio della moglie morta in realtà si avvicina purtroppo al vissuto di Giallini. Grande interpretazione della vita, un po' come Zingaretti e Montalbano, ve ne innamorerete. E poi, ultimo grande pregio di Schiavone, molto apprezzato a Roma Centro, è che ha spiegato a tutta Italia, a tutto il mondo, come utilizzare correttamente gli termini di espressioni quali me coglioni e sti cazzi. Capito, ma così me ricoglionisce. E quindi io quest'ottobre mi guardo la terza stagione di Rocco Schiavone. Voi spero che vi unirete presto al gruppo degli, potremmo chiamarli gli Schiavoners, boh, lo decideremo. Se invece l'avete già visto, news super freschissima, quarta stagione già confermata e quindi ne avremo ancora e ne avremo a lungo. E per rimanere aggiornatissimi su tutto quello che riguarda la TV e non solo Netflix e Amazon, ma anche quello che c'è di figo che si nasconde nei palinsesti italiani, continuate a seguirci qui su No Spoiler. A presto!